Esame superato ma non con il 6 o con il 6,5 con un voto altissimo. Lui lo sapevamo già, né? ti diciamo anche questo. No, sì, sinceramente sono contento della mia prima partita prof... tra... tra i professionisti e ovviamente è un'emozione che mi rimarrà sempre dentro di me. E penso di aver fatto una buona partita, però c'è sempre da migliorare Appunto i vari passaggi sbagliati, i vari uno contro uno persi. Un giovane come me punta sempre a fare meglio, quindi c'è ancora tanto da lavorare. Hai parlato di grande emozione. In campo non si è vista questa emozione, si è visto un giocatore giocare come un veterano assieme a Marco Perrotta. Avete eh, disputato davvero un'ottima prova. No, sì, ringrazio i miei compagni che mi hanno permesso appunto di fare una buona partita. Senza di loro, senza loro aiuto, senza il loro supporto non sarei stato in grado. E, ovviamente... Il debutto era dentro di me, lo sentivo molto. Però, una volta sceso in campo, pensavo tra me me, devo andare non posso tirarmi indietro perché è un'occasione che ti capita una volta solo nella vita. Quindi va vissuta al massimo. Ti chiedo questa cosa: ti chiedo, eh, Davide, è chiaro che fai difficoltà a rispondermi, però tu hai, diciamo, hai molta sincerità, quindi ci provo. Dopo la prova di oggi, pensi di poter mettere in difficoltà eh, il tecnico Pillon quando tornerà a Campagnaro, ora che ha scontato la squalifica scogna miglio, puntini di puntini. No, io appunto lavoro come già ho detto in passato giorno per giorno, allenamento per allenamento e ogni volta che il mister mi chiede di essere pronto io risponderò presente. Questo è il mio, il mio pensiero, lavorare giorno dopo giorno e poi il futuro si vedrà. Hai aspettato tanto questo momento, però qualcuno potrebbe chiedersi perché Bettella hai sortito solo oggi con la maglia del Pescara. No, ovviamente il mister ha avuto le sue scelte, ha avuto le sue decisioni, io sono sempre stato d'accordo con lui mi sono sempre allenato appunto e oggi è arrivato appunto il momento diciamo uno dei miei tanti sogni e quindi ringrazio lui la società e i miei compagni ancora. Ti faccio due domande, ti faccio Davide, una dal punto di vista tecnico, una guardando al futuro. Dal punto di vista tecnico abbiamo scoperto proprio dal vivo le tue caratteristiche, ti piace giocare molto di anticipo, ma poi ti piace anche giocare molto il pallone un po' come si vede ad altri livelli. Futuro, 18 mesi di contratto con il Pescara, l'ho detto Sebastiani il giorno della presentazione. Se ti dovessero garantire più minutaggio il prossimo anno ti piace questa piazza? No, certo, ovviamente già quando mi hanno, mi hanno presentato mi hanno fatto la domanda del pescara. Io subito non ho pensato due secondi a dir di sì al Pescara. È una società dove i giovani crescono bene, dove puntano appunto sui giovani e dove un giovane può crescere molto su tutti i punti di vista. Ovviamente io ho un contratto di 18 mesi, poi appunto si vedrà col futuro cosa succederà. Una grande serata per te, anche la tua Atalanta è andata a vincere a Napoli, non è che pensi sotto sotto il prossimo anno di giocare alla Champions League con urinare Eh, Quello è un sogno che penso ogni calciatore. Sogni. Eh, bravi loro, complimenti appunto ai miei compagni dell'Atalanta. Adesso però io sono concentrato qua col Pescara che ci sono i play-off. Da, da vincere e da puntare sempre più in alto cosa ti ha detto pillon a fine partita se ti ha detto qualcosa dopo questa ottima prova no mi, ha, mi hanno fatto tutti i complimenti e li ho accettati però dentro di me so ancora che devo migliorare quindi da questo è un punto di partenza Facciamo l'ultima visto che pillon avrà parlato avrà detto qualcosa mentre vi facevate la doccia era contento della prestazione dell'ultima mezz'ora contento del punto guadagnato sulle altre o arrabbiato per non dire altre cose per le tante palle gol fallite no ovviamente c'è il dispiacere perché appunto questa partita abbiamo avuto varie occasioni per poterla vincere o chiudere diciamo che oggi sembrava che la palla non volesse entrare però un punto guadagnato sull'altro punto sta sempre a noi partita dopo partita a guadagnare quello che vogliamo